Amore. Ciao. No, Dio, ma se partiamo dall'ultima dichiarazione del tecnico, che ha fatto i complimenti al giocatore, ma soprattutto all'uomo Gianduano. Spiegaci un attimo come è stato questo periodo, prima ancora delle cose di oggi. Ma è la cosa che mi riempie più di orgoglio, perché io quello che ho sempre... In 15 anni di carriera, quello che, a cui ho sempre tenuto più di tutto è sempre stato l'uomo, perché poi il calciatore va, viene, può sbagliare partite, può sbagliare annate, ma l'uomo rimane. E questa è una cosa che mi fa enormemente piacere. Per quanto riguarda il periodo passato, ma il periodo che ha passato un po' tutta la squadra, tutta la tifoseria, è stato un periodo complicato, un periodo fatto di tante sconfitte, di pochi punti raccolti, di tante difficoltà, e per quanto è stato possibile, come ho sempre fatto, ci ho sempre messo la faccia, e in questo momento qui il mister sta facendo delle scelte e io sono un professionista e mi attengo alle scelte del mister, dando il massimo dal lunedì alla domenica. Se poi gioco 90, gioco 10 o gioco 20, l'importante è dare l'apporto massimo che si può dare. L'unica cosa che mi è dispiaciuta un po' di questo periodo è sentirmi dire che ero un giocatore finito, che forse non lo sapete, ma io lo so, giocatore finito, giocatore che non aveva più voglia, un giocatore che non gli importava più niente della Fermana, un giocatore con le ginocchia sbriciolate e via dicendo. Siccome mi sono state riportate più volte queste cose, mi è dispiaciuto per questo. Per il resto, se devo prendermi le critiche per le prestazioni, sono il primo a sapere quando uno gioca male o quando uno gioca bene, quindi me le prendo e ne sono consapevole, non c'è bisogno di leggere il giornale a lunedì o di ascoltare le persone fuori dallo stadio, sono il primo consapevole che quest'anno per... una parte di campionato le mie prestazioni non sono state all'altezza, quindi non è che devo assolutamente trovare alibi, ne sono consapevole e ho lavorato giorno dopo giorno per migliorarle. Spero e mi auguro che questa vittoria di oggi sia un nuovo punto di partenza, insomma, ci mettiamo alle spalle un periodo in cui si è detto di tutto e di più anche a livello societario. Se posso dirvi, gli stipendi ci sono stati pagati prima della scadenza, sembrava che non dovessero arrivare, ci sono arrivati prima, quindi anche da questo punto di vista qui mi sento abbastanza tranquillo, insomma. Per il resto abbiamo fatto 3 punti, ci godiamo la vittoria stasera e pensiamo al Pescara. Sì, fa effetto perché comunque è stata, diciamo, la mia prima casa calcistica, mi hanno formato sotto tutti i punti di vista, sia a livello professionale ma soprattutto a livello umano. E ieri era la ricorrenza della morte di 2 ragazzi con cui sono cresciuti insieme e quando ripenso a quei giorni comunque è una cosa dura, difficile, però sono contento più che per aver fatto golare la Juve, insomma sono contento per aver portato 3 punti alla Fermana, che in questo momento qui ne abbiamo veramente tanto bisogno. Ma quella sostanza, mostrare il nome della maglia, no, è un'esultanza che avrei voluto scavalcare la balaustra con un braccio lungo 30 metri e portare via tutto, però purtroppo non si può e quindi ho sfogato così l'emozione che era un po' che c'avevo dentro, ma ripeto, ecco, non per qualcosa, per qualcuno in particolare, ma perché comunque sono mesi difficili, perché non è che adesso abbiamo vinto oggi e la Fermana è salva, assolutamente. Sono stati mesi difficili e continueranno a essere mesi difficili, quindi ecco, era tutta la... come ho avuto una reazione un po', diciamo, sopra le righe, se così si può dire, ma ecco, è stata un'esultanza a dimostrare che ci sono, insomma, e non come dicevo prima,
che ho tirato i remi in barca o che qualsiasi altra diceria. Gian Donato c'è, ci mette la faccia e finché veste la maglia della Fermana ci metterà tutto se stesso. Grazie.